Preparare i ragazzi a una futura professione non solo tramite competenze e pratica, ma anche formandoli in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro. È stato questo l'argomento affrontato durante l'incontro La formazione in materia di sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro, che si è svolto a Imola all'Istituto Alberghetti. L'Istituto Tecnico è infatti uno dei promotori di un percorso didattico elaborato in sinergia con l'Associazione Tavolo 81 di Imola, che riunisce imprese e associazioni di categoria per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Un appuntamento rivolto ai più giovani, dunque, che nell'alternanza scuola-lavoro fanno le prime esperienze di stage. Marco Gasparri è il moderatore dell'incontro di oggi, anche perché lei rappresenta le aziende, come rappresenta anche il tavolo 81. Sono tutti quanti argomenti, quello della produttività e della sicurezza, che non possono non andare di pari passo. Oh, assolutamente, sono un po' di anni da quando, assieme a Lega Coppe e un po' di altre associazioni datoriali, abbiamo promosso la nascita del tavolo 81, perché ci voleva uno strumento intermezzo tra quelle che erano le esigenze delle aziende, quelle che erano le esigenze dei lavoratori, ma non tanto solo ed esclusivamente in termini di sicurezza, ma anche per affrontare tutte le problematiche di relazione che ci sono anche a livello normativo. Le aziende nel nostro territorio sono, diciamo, messe mediamente molto bene sotto l'aspetto della sicurezza, poi la sfortuna è sempre dietro l'angolo, però parliamo di fatalità, non parliamo di cose scientemente precostituite. E conseguentemente il territorio è sicuramente al sicuro, se così posso dire, nel senso che la situazione che stiamo vivendo sul territorio è una situazione buona, ma soprattutto una situazione che viene costantemente monitorata, e abbiamo assistito in questi anni con l'attività del tavolo 81, che si è fatto promotore di tutte le iniziative, ma non solo, anche di un codice relativamente alla sicurezza da parte da applicare agli imprenditori, che abbiamo ottenuto fortissimi risultati che non ci aspettavamo. Non siamo paghi della situazione, nel senso che vogliamo anche tentare di affrontare quelle che si chiamano le fatalità, vogliamo anche tentare di affrontare quelle che si chiamano furbi, nel senso che anche nella sicurezza, come in tante altre vicende, un po' di furbetti all'italica maniera esistono, insomma. Intanto anche per contrastare questi fenomeni si fa formazione fin dall'inizio, fin dalla scuola, quindi fino dall'apprendimento. Oggi si parla di formazione in materia di sicurezza, ma anche di alternanza scuola-lavoro, con obiettivi sempre più importanti, quindi c'è crescita su entrambi i fronti. Anche l'alternanza scuola-lavoro, che è una parte progettuale importantissima nella formazione dei ragazzi, l'abbiamo definito un acceleratore di maturità, nel senso che conoscere per tempo le problematiche che esistono nel mondo del lavoro e affrontare queste problematiche, sapendo anche, tenendo un occhio attento al mondo della sicurezza, è un aspetto per noi imprescindibile. I ragazzi non possono entrare in azienda quelle 3, 4, 5, 6, 7 settimane anche estive che fanno senza essere adeguatamente formati e informati per l'attività che andranno a fare, che sicuramente è un'attività molto più limitata. Ma certamente il pericolo è dietro l'angolo, e come diceva quello, se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo, quindi era per noi un aspetto fondamentale formare fin dall'inizio anche nei ragazzi la cultura dell'informarsi di quelle che sono sostanzialmente le cose che si possono fare e le cose che non si possono fare, ma allo stesso tempo le cose che si possono fare come devono essere fatte. E siamo con Stefano Versari, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, per un incontro, questo, che coinvolge ovviamente anche il mondo della scuola rispetto agli stage, attività che vengono sempre di più intensificate, ovviamente all'insegna della sicurezza. Sì, l'incontro di oggi è sul tema dell'alternanza e scuola-lavoro, e nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro il tema della sicurezza sul lavoro. È un'occasione importante per riuscire a far capire che l'alternanza scuola-lavoro è un'opportunità per una crescita dei ragazzi. Non è un'idea solo italiana, è tutta l'Unione Europea che sta spingendo su questa strada, è la strada giusta, far incontrare la scuola con il mondo del lavoro per aiutare i ragazzi a entrare, una volta usciti dalla scuola, con modalità innovative in quella che sarà la loro futura professione. È un tema che però richiede il forte coinvolgimento del mondo del lavoro, e che quindi vi sia la disponibilità delle imprese a offrire spazi di stage o di alternanza nelle loro imprese. Quindi è un impegno non da poco anche per loro.
In questo incontro si è parlato anche della forte valenza di queste esperienze di lavoro a livello di formazione, anche proprio per l'orientamento di questi ragazzi che cercano di capire anche meglio quello che sarà poi la professione, se effettivamente corrisponde alle loro aspettative. Sì, dal punto di vista dell'orientamento è fondamentale. Guardando, ricercando l'altro giorno, nei giorni scorsi, su internet trovavo in alcune pagine di siti francesi e anglosassoni una definizione, l'alternanza come accélérateur de maturité. Ecco, va considerata così, l'alternanza come un'accelerazione, uno strumento di accelerazione per la maturità dei nostri ragazzi verso il mondo del lavoro. E per l'Istituto Alberghetti, che ospita l'evento di oggi e che appunto racconta ai ragazzi questi importanti temi, spiega anche come cominciare a fare prevenzione sulla sicurezza fin dai banchi di scuola. Noi siamo con Franco Sant'Andrea, che è il docente di questo istituto, per capire meglio che cosa fate all'interno di questa scuola e come vi muovete proprio per spiegare ai ragazzi questi concetti fondamentali. Certo, noi cominciamo già dalla classe prima, lato dell'accoglienza, cioè nei primi giorni di scuola, a sensibilizzare i ragazzi sul problema sicurezza, spiegando loro innanzitutto cos'è il piano di emergenza, come muoversi in caso di eventi, diciamo, calamitosi, che siano questi un evento sismico piuttosto che un incendio, piuttosto che anche un problema di primo soccorso. E poi spieghiamo loro, sempre in questi primi giorni di scuola, quali sono le regole fondamentali da seguire all'interno dell'istituto per eseguire tutte le operazioni in sicurezza, partendo anche dalle vie di accesso, diciamo così, del parcheggio interno del nostro istituto. Nei laboratori del biennio gli insegnanti cominciano già, non so, ad esempio in chimica, a spiegare quali sono le procedure per eseguire in sicurezza le lavorazioni, quindi l'importanza dei dispositivi di protezione individuale, l'importanza di seguire procedure specifiche per evitare qualunque tipo di problema. E questo ovviamente viene ripetuto anche nelle altre discipline tecniche. Ecco, perché ricordiamo che proprio essendo un istituto tecnico, l'Istituto Alberghetti, ci sono diversi corsi che sono molto operativi fin dall'inizio, quindi è importante già sapersi muovere e lavorare in sicurezza anche quando si impara. Certo, gli ragazzi dell'istituto tecnico e anche quelli, anzi specialmente quelli dell'istituto professionale, già dal triennio cominciano, dal terzo, quarto, per finire il quinto anno, cominciano a fare degli stage curricolari oppure degli stage estivi presso le aziende, ed è importante che arrivino in queste aziende già con delle informazioni di base sui problemi di sicurezza. In questi ultimi anni ci stiamo muovendo anche per dar loro qualcosa di più. Un'iniziativa come quella di stamattina poi rafforza anche il rapporto con le aziende che tenete vivo, proprio anche in virtù della formazione già indirizzata al lavoro. Certo, noi il rapporto con le aziende lo intratteniamo già da tempo, anche perché è importantissimo per un istituto tecnico, per un istituto professionale, tenere questo tipo di rapporto, visto che saranno poi loro poi i serbatoi nei quali andranno a confluire poi gran parte dei nostri studenti. Da alcuni anni a questa parte abbiamo intrapreso un discorso formativo sulla sicurezza col tavolo 494, che ora è diventato tavolo 81, e abbiamo iniziato con degli interventi di 4 ore nelle classi del tecnico e del professionale ad indirizzo elettrico. Dallo scorso anno abbiamo cominciato abbiamo ampliato il discorso portando queste ore di formazione anche ai ragazzi dell'indirizzo meccanico ed elettronico. Quest'anno abbiamo aumentato il numero di ore all'interno di un progetto concordato per portare le ore di formazione complessive a quelle richieste, diciamo, dalla nuova normativa che è appena entrata in vigore.